Per ragioni non solo di brevità ma anche di maggiore efficacia ho provveduto a portare il decreto stamattina e adesso lo stanno fotocopiando in modo da distribuirlo a ognuno di voi e lo leggete con maggiore calma, perché ci sono una serie di cambiamenti dovuti al vice sindaco, agli assessori eccetera, quindi mi limiterei a introdurre, dando a loro il benvenuto nell'amministrazione, nella giunta della città di Napoli e oggi in questo consiglio comunale, alle due nuove assessore, Monica Buonanno, assessore al lavoro, al diritto all'abitare e allo sviluppo della città, con delega a politiche attive e servizi per il lavoro, nuova centralità del diritto al lavoro nelle periferie, attività produttive e sviluppo locale, reti di partenariato, diritto all'abitare e politiche per la casa, politiche di coesione e finanziamenti europei, statistica, anagrafe e stato civile, servizio elettorale, protocollo, censimento, centro unico degli acquisti e il coordinamento funzionale delle partecipate operanti nei settori di competenza. E Laura Marmorale, assessore ai diritti cittadinanza e alla coesione sociale, con delega a immigrazione e politiche di integrazione sociale dei migranti, tratta, nuove cittadinanze, politiche di lotta alle povertà e all'esclusione sociale e cooperazione decentrata. Per entrare nel dettaglio distribuiremo da qui a qualche secondo, a qualche minuto, il decreto sindacale dove ci sono anche tutte le modifiche, le deleghe che ho mantenuto io come sindaco, le nuove attribuzioni del vice sindaco e tutto quello che leggerete. Grazie.